canto a pagina 11. Santo. Il Signore sia con voi. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, e ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mea colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Preghiamo. Dio Onnipotente ed Eterno, contemplando ormai vicina la nascita del tuo Figlio, rivolgiamo a te la nostra preghiera. Ci soccorra nella nostra indegnità il Verbo che si è fatto uomo, nascendo dalla Vergine Maria, e si è degnato di abitare in mezzo a noi. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Malachia. Così dice il Signore: ecco, io manderò un mio messaggero a preparare la via davanti a me, e subito entrerà nel suo tempio il Signore che voi cercate, e l'angelo dell'alleanza che voi sospirate, eccolo venire, dice il Signore degli eserciti. Chi sopporterà il giorno della sua venuta? Chi resisterà al suo apparire? Egli è come il fuoco del fonditore e come la lisciva dei lavandai. Chiederà per fondere e purificare l'argento, purificherà i figli di Levi, li affinerà come oro e argento,
perché possano offrire al Signore un'offerta secondo giustizia. Allora l'offerta di Giuda e di Gerusalemme sarà gradita al Signore, come nei giorni antichi, come negli anni lontani. Ecco, io invierò il profeta Elia prima che giunga il giorno grande e terribile del Signore. Egli convertirà il cuore dei padri verso i figli e il cuore dei figli verso i padri, perché io, venendo, non colpisca la terra con lo sterminio. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Leviamo il capo, è vicina la nostra salvezza. Leviamo il capo, è vicina la tua salvezza. Fammi conoscere, Signore, le tue vie. Insegnami i tuoi sentieri. Guidami nella tua fedeltà e istruiscimi, perché sei tu il Dio della mia salvezza. Leviamo il capo, è vicina la nostra salvezza. Buono e retto è il Signore, indica ai peccatori la via giusta, guida i poveri secondo giustizia, insegna ai poveri la sua via. Leviamo il capo, è vicina la nostra salvezza. Tutti i sentieri del Signore sono amore e fedeltà, per chi custodisce la sua alleanza e i suoi precetti. Il Signore si confida con chi lo teme, gli fa conoscere la sua alleanza. Leviamo il capo, è vicina la nostra salvezza. Alleluia, 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 alleluia. O Emanuele, Dio con noi, attesa dei popoli e loro liberatore, vieni a salvarci con la tua presenza. Alleluia, 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 alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. In quei giorni per Elisabetta si compì il tempo del parto e diede alla luce un figlio. I vicini e i parenti udirono che il Signore aveva manifestato in lei la sua grande misericordia e si rallegravano con lei. 8 giorni dopo vennero per circoncidere il bambino e volevano chiamarlo con il nome di suo padre Zaccaria. Ma sua madre intervenne: «No, si chiamerà Giovanni». Le dissero: «Non c'è nessuno della tua parentela che si chiami con questo nome». Allora domandavano con cenni a suo padre come voleva che si chiamasse. Egli chiese una tavoletta e scrisse: «Giovanni è il suo nome». Tutti furono meravigliati. All'istante gli si aprì la bocca e gli si sciolse la lingua e parlava benedicendo Dio. Tutti i loro vicini furono presi da timore e per tutta la regione montuosa della Giudea si discorreva di tutte queste cose. Tutti coloro che le udivano le custodivano in cuor loro, dicendo: «Che sarà mai questo bambino?» E davvero la mano del Signore era con lui. Parola del Signore.
Cari fratelli e sorelle, siamo arrivati praticamente alla fine del periodo dell'Avvento, di questo cammino anche spirituale che abbiamo fatto per prepararci per la festa di Natale. Domani tutti gli occhi saranno puntati sul Natale, che inizierà nella notte. Va bene, sono d'accordo che si celebri il Natale e che lo si celebri con tutto lo splendore e con tutta la gioia di questa festa. Va bene, niente in contrario. Però vorrei ricordare una sola cosa che non dobbiamo dimenticare. Per tutta la gioia di questa festa di Natale, noi fedeli dobbiamo diventare soltanto uomini e donne di Natale, non soltanto uomini e donne di Natale, cioè persone segnate dal profondo mistero dell'incarnazione di Dio. No, dobbiamo anche continuare di essere o diventare sempre di più uomini e donne dell'Avvento. Dobbiamo diventare, diciamo, quasi avventisti. Spero mi spiego bene, non parlo degli avventisti del settimo giorno, però questo comportamento dell'Avvento dobbiamo conservare, anzi dobbiamo far crescere dentro di noi sempre di più. Ma che cos'è un avventista, un uomo, una donna dell'Avvento? Cosa significa essere avventista? La Chiesa oggi ci presenta ancora una volta la figura di San Giovanni il Battista. Basta guardare lui come esempio e modello di un vero uomo dell'Avvento, un vero avventista. Basta guardare lui. Da Giovanni il Battista impariamo le caratteristiche fondamentali di un uomo cristiano dell'Avvento. È un uomo aperto alla chiamata di Dio, un uomo profetico, un uomo mistico e un uomo politico. Senza ripetere tutta la storia di Giovanni il Battista, che conosciamo bene, vorrei ricordare solo in forma breve che cos'è un uomo aperto. Giovanni il Battista si lascia chiamare da Dio, è aperto per fare l'esperienza nel deserto. L'esperienza nel deserto non è una cosa facile. Il deserto è un luogo dove non si va per piacere, per divertirsi, è un luogo duro, un luogo dove si arriva al confine, luogo del silenzio, luogo della esperienza di Dio in un modo molto profondo. Uomo aperto che si lascia chiamare a questa esperienza nel deserto. E così Giovanni diventa un profeta. Un profeta significa uno che proclama la verità anche se è scomoda. Un annunciatore, un messaggero della verità. Giovanni diventa un uomo mistico, mistico perché ha imparato di vivere sempre nella presenza di Dio. Dio è sempre presente dentro di me, mi accompagna e di ricordarmi sempre di nuovo di questa presenza di Dio, e diventa un uomo politico. La mistica e la politica sono sempre fratelli gemelli. Uomo politico, basta ricordare il suo coraggio di affrontare il re Erode. Un uomo politico, uno che lavora con passione per la pace e per la giustizia. Così vediamo in questa figura di San Giovanni il Battista, questo avventista, questo uomo dell'Avvento,
aperto per la chiamata di Dio e profetico, mistico e politico. Penso che molti di noi, o forse quasi tutti, conosciamo questo dipinto, questo capolavoro del pittore Matthias Grünewald, stato conservato da sempre nel Museo Unterland a Colmar in Francia. Questa pala dell'altare, il pittore Grünewald ha raffigurato San Giovanni il Battista con il suo dito, con il suo indice sovradimensionato, indicando Gesù. Ora ha raffigurato Giovanni il Battista sotto la croce. Non è correttamente storico, ma è vero in una profondità, né? Come capita spesso anche nelle leggende, non è sempre storico, comunque è vero, perché ricorda una verità. Giovanni il Battista, con il suo indice, indica Gesù, ci guida verso Gesù. E così è diventato modello dell'uomo dell'avvento. Indicare Gesù, annunciare il suo messaggio. Allora, fratelli e sorelle, facciamo gli ultimi passi che ci portano a Betlemme, alla mangiatoia, al presepio di Betlemme. Sono sicuro, con un accompagnatore come San Giovanni, troveremo il bambino. Dio non ci deluderà. Amen. Nell'imminenza della celebrazione natalizie, intensifichiamo la nostra supplica verso il Salvatore e in nome di tutti gli uomini imploriamo. Vieni, Signore Gesù. Vieni, Signore Gesù. Signore, non sei venuto con il fuoco e la potenza, ma nell'umiltà e nella povertà. Concedi alla tua Chiesa di compiere il suo servizio attraverso la scelta di mezzi poveri e semplici. Ti preghiamo. Vieni, Signore Gesù. Signore, la tua venuta realizza le promesse dei profeti. Fa che i cristiani riconoscano che questo è l'oggi della salvezza e non si lascino distrarre da desideri mondani. Ti preghiamo. Vieni, Signore Gesù. Signore, hai dato a Giovanni il compito di prepararti la strada. Dona ai missionari forza e speranza di fronte alle difficoltà che incontrano nel preparare i cuori all'incontro con te. Ti preghiamo. Vieni, Signore Gesù. Signore, la nascita e la crescita di Giovanni lasciarono molti nello sconcerto. Fa che i genitori accolgano con fiducia e docilità il tuo progetto per la vita dei loro figli. Ti preghiamo. Vieni, Signore Gesù. Signore, ci hai riuniti attorno alla tua mensa. Aiutaci questi giorni a essere sobri nell'uso del denaro e a saper condividere i nostri beni con chi è nell'indigenza e nella povertà. Ti preghiamo. Vieni, Signore Gesù. Signore Gesù, che vieni a sanare i nostri cuori con la misericordia del Padre, ascolta la preghiera di coloro che hai voluto fratelli
e per la forza del tuo sacramento, concedi loro di vivere da creature nuove. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Canto, pagina.